Ciao! Prima di iniziare con il video, vorrei invitarti ad iscriverti al canale. Così facendo, sarai sempre aggiornato con i nostri ultimi contenuti e non perderai nessun nuovo video. Grazie mille e buona visione! Rai Sotto Choc, l'annuncio di Stefano Buttafuoco sul figlio malato. Stefano Buttafuoco ha recentemente scosso l'Italia con una notizia che ha colpito profondamente il pubblico. L'annuncio, carico di emozione, ha rivelato una situazione personale delicata che ha immediatamente attirato l'attenzione dei media e del pubblico. Stefano Buttafuoco è un noto giornalista e conduttore televisivo. La sua carriera è stata caratterizzata da professionalità ed dedizione, diventando un volto familiare per milioni di spettatori. La sua umanità e il suo talento lo hanno reso amato da tutti. L'annuncio è arrivato in un momento inatteso, durante una trasmissione in diretta. La tempistica ha sorpreso molti, rendendo l'impatto ancora più forte. Buttafuoco ha scelto di condividere pubblicamente una questione molto personale, dimostrando grande coraggio. La Rai ha reagito prontamente alla notizia, esprimendo solidarietà e sostegno a Buttafuoco e alla sua famiglia. L'emittente ha sottolineato l'importanza di essere vicini al conduttore in questo difficile momento, mostrando un volto umano e comprensivo. Il figlio di Buttafuoco, purtroppo, è affetto da una grave malattia. La famiglia ha deciso di rendere pubblica questa situazione per sensibilizzare e cercare sostegno. La condizione del bambino ha toccato profondamente tutti coloro che seguono la vicenda. La notizia dell'annuncio di Stefano Buttafuoco ha provocato un forte impatto emotivo tra i colleghi e amici. Molti di loro, visibilmente commossi, hanno espresso solidarietà e sostegno, dimostrando quanto sia profondo il legame di stima e affetto con Buttafuoco. Il pubblico e i fan di Buttafuoco hanno reagito con un'ondata di affetto e supporto. Attraverso messaggi sui social media, lettere e mail, hanno fatto sentire la loro vicinanza, inviando parole di incoraggiamento e forza in questo momento difficile. La comunità giornalistica ha mostrato un notevole spirito di solidarietà. Diversi colleghi hanno dedicato articoli e servizi speciali a Buttafuoco, sottolineando il suo contributo al giornalismo e offrendo il loro supporto sia professionale che personale alla sua famiglia. Il figlio di Buttafuoco è descritto come un bambino forte e resiliente. La sua storia è un ritratto di coraggio, affrontando le sfide con determinazione. Dettagli sulla sua vita quotidiana e le sue passioni emergono, dipingendo un quadro toccante e umano. Le parole di Buttafuoco nell'annuncio sono state potenti e toccanti. Ha parlato con sincerità del dolore e della speranza, condividendo la realtà della malattia del figlio e il desiderio di sensibilizzare il pubblico. Le sue citazioni chiave riflettono profonda umanità e forza. La gestione della notizia da parte dei media è stata attenta e rispettosa. Molte testate hanno scelto un approccio sensibile, evitando il sensazionalismo. Tuttavia, l'interesse pubblico ha reso inevitabile una copertura estesa e dettagliata dell'annuncio di Stefano Buttafuoco. La RAI ha rilasciato un comunicato ufficiale esprimendo il proprio sostegno a Buttafuoco e alla sua famiglia. L'emittente ha sottolineato l'importanza di rispettare la privacy e ha garantito tutto l'aiuto possibile durante questo difficile periodo. Sui social media, la reazione è stata immediata e commovente. Centinaia di utenti hanno espresso solidarietà, condividendo messaggi di affetto e incoraggiamento. La community online si è stretta attorno alla famiglia Buttafuoco, dimostrando una grande sensibilità e partecipazione. Diversi colleghi di Buttafuoco hanno lanciato iniziative di supporto per la famiglia. Raccolte fondi, eventi di sensibilizzazione e campagne di solidarietà sono state organizzate per offrire un aiuto concreto e far sentire la vicinanza in questo momento difficile. I principali telegiornali hanno dedicato ampio spazio alla notizia, offrendo aggiornamenti costanti e interviste esclusive. Il tono empatico adottato dai giornalisti ha contribuito a mantenere alta l'attenzione sul tema, senza mai perdere di vista il rispetto per la famiglia. La notizia della malattia del figlio di Stefano Buttafuoco è stata coperta ampiamente dai principali telegiornali, con servizi dedicati che hanno messo in luce il dramma personale del giornalista e l'impatto emotivo su tutta la comunità. La famiglia Buttafuoco ha espresso il desiderio di mantenere una certa privacy, ma la diffusione della notizia ha comunque attirato l'attenzione del pubblico internazionale, che ha mostrato grande empatia e vicinanza attraverso messaggi e gesti di solidarietà. Le campagne di sensibilizzazione sulla malattia del figlio di Buttafuoco hanno avuto un'immediata risonanza.
molte organizzazioni hanno colto l'occasione per informare e sensibilizzare l'opinione pubblica, aumentando la consapevolezza e promuovendo la ricerca scientifica. La RAI ha giocato un ruolo cruciale nel supportare Buttafuoco durante questo periodo difficile. L'azienda ha garantito il massimo sostegno, permettendogli di conciliare gli impegni lavorativi con le necessità familiari, dimostrando grande umanità e comprensione. Il coraggio e la resilienza della famiglia Buttafuoco sono un esempio di forza e determinazione. Nonostante le difficoltà, Stefano e la sua famiglia hanno affrontato la situazione con dignità, ispirando colleghi, amici e il pubblico con la loro straordinaria tenacia. La RAI ha dimostrato un impegno concreto nel supportare Stefano Buttafuoco durante questo difficile periodo, offrendo risorse e flessibilità lavorativa. Il sostegno dell'azienda sottolinea l'importanza di un ambiente di lavoro empatico e solidale nei momenti di crisi personale. Il coraggio della famiglia Buttafuoco, unito alla resilienza mostrata di fronte alle avversità, è un esempio di forza e unità. La loro storia ha toccato molti, ispirando un'ondata di solidarietà e sensibilizzazione verso le malattie rare,